Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo alla Reaccio di Atalanta Juventus. Inizia la settima giornata di Serie A. Guardate ragazzi, ho il pallone della Serie A, ragazzi, sto vedendo la televisione su DAZN. Mi raccomando ragazzi, oggi diteci, io dico il mio pronostico. Secondo me 2-0 Juve con il gol di Chiesa. Vabbè, Samuele, sto dicendo il pronostico. Vabbè ragazzi, prima di iniziare lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate il campanello ragazzi. Vabbè, ci vediamo all'inizio del primo tempo. Atalanta, secondo palo per il piazzato, due volte sull'esterno, sempre Zappacosta. Meno male, mamma mia ragazzi, stava per fare 1-0, ma non dite che delare. Prova ancora Chiesa, e alla fine Scalvini con una grande copertura, tra l'altro con una grande diagonale perché arrivava dal lato opposto e andava a chiudere su Chiesa. Ci sono 5 saltatori della Juve dalla di rigore pronti a affrontare una eventuale ribattuta: McKennie, Ken, Bremer, Gatti e Rabiot. Pronto ad andare Chiesa, parte col destro Chiesa, murato al momento del tiro dalla barriera, riesce a tenerla in campo, va a provare il duello con Kopmeiners, si allunga il pallone direttamente in out nella fila fra numeri 7 e dunque rimessa laterale per l'Atalanta. Qui rivediamo Chiesa prima di questa partita, occhio alla deviazione, è fuori gioco, si è bloccato. Poteva provare, alla fine si è tenuto stretto questo calcio d'angolo, però insomma il pallone sembrava interessante. Era dentro l'area di rigore, poteva controllarlo, perché parlo lì. Finisce il primo tempo, 0-0. 0-0 e speriamo che nel secondo tempo che possiamo segnare. Ok ragazzi, sta per iniziare il secondo tempo di Atalanta Juventus 0-0. Speriamo che il secondo tempo andrà bene. Mezzo a tre, prova. Qui ha fatto un buon movimento a fare la porta, poi ha cercato nuovamente il tocco di rigore con Lorenzo Lupo. Buone Zappacosta in posizione avanzata. Palla che alla fine schizza verso Ederson, che può addirittura coordinarsi, pensa al tiro, va col destro. Conclusione che finisce. Sì, perché nel primo controllo Ederson non è riuscito a portarsela sul suo piede forte, sul destro. Ha dovuto fare un tocco più guarda su questa palla. Non va a cadere. Chiesa, Busso! Non è finita. Ancora Chiesa, ragazzi, il pallone anticipato da Gilzi. L'occasione Juve con il riflesso alla parte di Busso che si è salvato di pugno. Sì, perché c'è stata una ripartenza veloce da parte della Juve con un rimpallo che agevola Chiesa, però poi dopo quando lui punta la porta e guarda la porta di Aso, Chiesa ha preso controtempo, non c'è fallo. De Ketelare, va via De Ketelare, prova l'uno contro uno e qui l'intervento da parte di Danilo. Arriva il calcio di punizione per l'Atalanta e arriva, credo, anche il giallo. Sì, giallo per Danilo. Però abbiamo detto che il Vega si trova bene in questa zona di campo perché al tempo è bene, quindi Lucqua spalla la porta, pressione, altro fraseggio verso Ederson, c'era largo Ruggeri, palla dentro, Lucqua prova a passare, esce Bremer, Fagioli, McKennie rischia qualcosa con Lucqua, ne arriva Szczęsny e non ha problemi. Abbiamo visto quello che poi era il tema anche del primo Tamigaro. De Ketelare, ancora Zappacosta, Toloi prova ad andare dentro, colpo di testa ad allontanare, insiste nuovamente Ederson, altra apertura, Ruggeri pesca Lukman, un po' timido il suo tocco, arriva prima McKennie e quindi Ken per la possibile ripartenza bianconera, fermato fallosamente secondo l'arbitro, stavolta a protestare sono i giocatori. Toloi, altra apertura, va McKennie a chiudere, cross profondo, cambiato sfiora, De Ketelare se la tiene stretta, uno contro uno possibile, cerca un corridoio, non lo trova, la doppia di marcatura da parte di Chiesa, alla fine vince il duello De Ketelare, prova, cross in mezzo, poi tutti a vuoto, anche Gatti, nessuno, sì, alla fine calcio d'angolo, o meglio, l'assistente dallo calcio d'angolo, anche l'arbitro, il movimento sul punto di battaglia, ragazzi, angolo per l'Atalanta, palla dentro a cercare la deviazione, Scalvini anticipato da prendere, poi il colpo di testa prezioso, in anticipo su Kopmeiners, e la Juve che può attaccare con tre uomini, occhi a Fagioli, c'è Chiesa in pancia avanzata, è tutto solo che non gli riesce e allora l'Atalanta che recupera, cambia tutto, occhio a De Ron,
Ruggeri ancora, scala McKennie, cross profondo a cercare Kopfmeier sul secondo palo, anticipato. Insiste ancora Toloi, vince il duello con Chiesa, la rimette in mezzo. Poi Cambiaso rischia qualcosa con Toloi. Rabiot difende il pallone. Poi la Juve esce con buona geometria, Locatelli. E riesce la magia. Abbraccia Fagioli davanti a Cecchera, accompagna il movimento McKennie. Eccolo servito. Locatelli. Cambia tutto verso Chiesa, con i tempi giusti, Chiesa di prima, bene, verso Ken, perfetta la lettura da parte prima di Ederson, poi Scalvini, con un gran tocco sotto, adesso attacca 3 contro 4 l'Atalanta, c'è largo Lukman, può essere la sua ultima giocata, pallone un po' troppo largo, riesce comunque a tenerlo. A seguire prova poi la posizione impossibile, arriva da Rechetelare, cioè cambiato su di lui, ancora Rechetelare, lavora bene il pallone, riapre su Toloi, palla sul destro, il tocco in mezzo, Bremer riesce a chiudere, poi allontana Danilo. Entrate Campanella, si state facendo le rialcio da Juventus, fare le cose di determinare anche con la Ginaz a saltare Toloi, tutti gli altri Gym City, la deviazione, occhio a testa di Miracolsia, ha provato qui Ederson, palla che finisce, poi non ha rischiato molto perché la parte Muriel col destro, traversa e poi Scherzi con la schiena, abbiamo rischiato da un soffio, da un soffio per dall'1-0 che prepari tutte le volte che si attivano, la metti lì, mamma mia ragazzi, traversa dove l'ha presa Scherzi? Dove l'ha presa? Ragazzi, dove l'ha presa Scherzi? Appena registrato, dove appena ha preso Scherzi? Ma ragazzi, traversa clamorosa dall'1-0 dell'Atalanta. Resiste a un primo intervento di Miret fino alla seconda da parte di Kopfmeier, si insiste nuovamente l'Atalanta, palla verso il numero 7 che ha ricevuto la Muriel, c'è Pasalic che può ricevere, Pasalic, cross in mezzo, deviazione, arriva Ederson, occasione Atalanta, si salva la Juve, Ederson ha avuto sul piede l'occasione giusta e infatti si mette le mani fra i capelli, prova ancora con questa iniziativa adesso Holm, il campo sta per finire. Si gioca, è rimasto in campo, il pallone rischia qualcosa da Nino, l'intervento di Toloi, Kostic che allontana, alla caccia del pallone con la Ginec, evita il ritorno di Yildiz, Allegri, fuori dalla forza, si divora l'occasione per l'1-0, a Szczęsny scappa un sorriso, occasione, cerca qualcuno in mezzo, Rabiot, Chiesa, alla fine Toloi allontana, Holm allontana anche lui, ma c'è nuovamente Kostic, altro pallone verso Miretti che può provare ad andare, Miretti cerca il tocco su Chiesa, palla che resta lì, alla fine con calma ed efficacia la difesa dell'Atalanta, arriva l'anticipo di Danilo, Holm per un attimo si perde il pallone, poi lo appoggia su Toloi, prova ad andare verticalmente, Danilo vince il duello, l'arbitro lascia giocare, spazza via Toloi, fase molto confusa, 10 secondi alla fine, poi però il recupero, 4 minuti confermati, Rabiot prova a danzare, evita con Miners, Rabiot messo giù alla fine da Toloi, angolo a sinistra, Kostic va con la battuta mancina, profonda, secondo palo, Bakker non è finita, Yildiz alla caccia del pallone, prova a tenerla viva, alla fine Pasalic, è lui che allontana, cerca Muriel che sfiora il pallone, poi tampona di fatto Weah che riesce a gestirla, ancora Locatelli, 180 secondi, bello, la mette dentro, Kopfmeier si coordina, va col mancino alto, alla fine è riuscito a stoppare molto bene col destro, conclusione mancina, conclusione per 1-0 Atalanta e scarabbiando Allegri ragazzi, con una spallata Pasalic in mezzo, la più accompagna Conte, cross in mezzo, il colpo di testa di Lugani che allontana, Kostic deve pensare al disimpegno, arriva il fallo su di lui, sarà calcio di punizione per la Juve. Ragazzi, mancano 5-5 secondi alla fine della partita, vediamo come finisce ragazzi, esterni, hanno 0-0. Fatto quella spinta, il potere di Gym City, Muriel, prova la calcio, Weah strappa il pallone, alla fine l'intervento di Gym City, palla verso Bakker, finisce qui, finisce Luca con il terzo, qui il shit consecutivo, terza partita senza subire gol da parte dell'Atalanta, che nel secondo tempo ha provato anche con Raga, finisce 0-0, delusione, è vero.
vergognoso questa partita, ragazzi. Questa partita è vergognosa, 0-0. Vabbè, ragazzi, non siamo stati fortunati. Sì, ma siamo stati fortunati, ma vergognoso, ragazzi. Noi ci vediamo alla prossima rilascio contro il Torino.